Benvenuti o bentornati sul mio canale, di nuovo a casa mia con Lavi! Eccoci! Visto che Lavinia è una cantante, abbiamo deciso insieme di fare l'opera tag che abbiamo pensato con Arianna Bonardi, che trovate qua sopra, su nelle info, ve lo linko anche giù in descrizione, con le stesse domande, quindi questa sarà praticamente un'intervista che io ho già risposto. La mia prima intervista, che gioia! Sono la prima intervista triple! Oddio! Che bello! Ci tocca di fare il pippone da YouTube, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un mi piace e nei commenti potete rispondere anche voi alle domande che facciamo, ve le lascio giù nell'info box, come al solito. E niente, iniziamo! Allora, la prima domanda è: opera più bella vista dal vivo? Il mio ricordo va sempre al liceo, andavo al liceo con mio padre, il Rigoletto, che è una delle mie opere più amate, ed eravamo a Caracalla. Bello, bello, bello Caracalla. Bello. Lo sai, non ne ho mai vista una a Caracalla. Guarda che ne vale la pena, anche perché è vero che il mio ricordo va sempre lì, però anche un altro ricordo di un'altra opera, sempre a Caracalla, vista con una scenografia. È una notte bellissima, era la Turandot, mm-hmm, e c'era l'inno alla luna. Mm. E c'era tipo tutto il coro, sì, con i vestiti cinesi, blu e rossi, che cantava con dietro le mura, e cantavano questo inno alla luna che casualmente è apparsa dietro le rovine. Oddio che figo! No, non lo so. Oddio che figo! Oddio, ero lì con alcuni nostri amici e abbiamo visto questa scena, e noi eravamo tipo: ah, che meraviglia, meraviglioso! Sì. Sì, forse non ti ricordi. Wow. E mi dici, la Turandot, si chiama Turandot o Turandot? Oddio, questa cosa pure tra... È sempre il dubbio. Mi pare che sia Turandot. Perfetto. Non Turandot. Così evito di fare figuracce. No, non vorrei dire, perché anche nell'ambito c'è questa discordanza. Come io che ho fatto la tosca e ho detto scarpia invece che scarpia, maledetta me. Però ragazzi, c'è scarpia, ha molto più senso di scarpia, dai. No, perché a me mi viene in mente la brutta scarpa. Ma la scarpa, cioè, non è scarpa, non scarpia. Vabbè. Problemi miei, trigger miei, che comunque non andranno mai via perché il video è online. Comunque, compositore preferito? Oh, allora, adoro molto il barocco io, tanto il barocco. E uno dei miei compositori preferiti è Handel, soprattutto la parte operistica, ma anche Rameau. Rameau è un compositore sempre di quel periodo francese che ha scritto numerose opere. Non ha avuto tanta fortuna in vita, da un punto di vista armonico meraviglioso. Ci sono, ad esempio, c'è un'aria sua che è molto bella. No, più di un'aria sua, mm-hmm, molto bella. Cioè... Però se ne consigli qualcuna, io poi magari le cerco e le linko giù nella, sì, descrizione. Sì, allora c'è Triste et Après, dal Castore e Polluce, l'aria della Follie, l'opera si chiama Platé. Poi c'è, però non mi ricordo l'opera, il coro delle tre parche, che è una cosa, mm-hmm, spettrale. Che fico, che fico. Andrò a sentire tutto e vi linkerò giù in descrizione, così aumentiamo la nostra cultura, perché io quello che so, lo so dal coro e poi quello che ho imparato per portarvi video. Per il resto sono ignorante del tutto, lei invece è in conservatorio. Ci si prova, cioè alla fine lo studio, anche c'è stato anche molto studio personale. Allora, questa è un po' aperta, puoi sempre, puoi dire sia quelli dove fanno opera che no, e la domanda è: teatro preferito? Ti confesso che non ho un teatro preferito. Non c'è uno in particolare in cui sei entrata e hai detto: ah, wow! In generale un po' tutti i teatri mi fanno questo effetto, devo essere sincera, soprattutto quelli all'italiana. Mm-hmm. Quelli all'italiana hanno un bellissimo, hanno un fascino indescrivibile. C'è tanta storia, mm-hmm, e poi sono, da un punto di vista dell'architettura, sono graziosissimi, mm-hmm, soprattutto quelli piccoli a me piacciono. Ho forse dei teatri che vorrei andare a visitare, mm-hmm, mi piacerebbe pure cantare, se ci scappa, se ci scappa qualche volta, oltre a quelli grandi, a Scala, ma c'è ad esempio a Vicenza, mm-hmm, il teatro di Vicenza. Sì, quello anch'io vorrei tanto vederlo, che c'è tutta la costruzione, esatto, dietro. Esattamente. E questo invece è una cosa mia, un po' una fissa, che è il Teatro degli Ulivi. Il Teatro degli Ulivi è un teatro piccolo che si trova nel comune dove vado io in vacanza, che è Camaiore. Come diceva un'amica di mia sorella, Roma caput mundi, Camaiore per secundis. Quindi,
questo teatro è appunto un teatro piccolo all'italiana, costruito tutto con il legno d'olivo, ed è bianco. No, almeno quel poco che ho visto una volta entrando al buio è bianco. Quindi bellissima. Sono tipo questa cosa che lo devo prima o poi andare a vedere. Sì, infatti io all'epoca risposi due teatri. Uno era il Teatro Farnese a Parma, che ti giuro è un'esperienza, è bellissimo, perché non te lo aspetti proprio, perché dentro al Palazzo Ducale, mi sembra si dica, di Parma, tu entri nel palazzo, stai per i cavoli tuoi, poi qui inizia la Galleria Nazionale, e poi tu entri. È un teatro ligneo, è fighissimo, è bellissimo. No, era il teatro del palazzo, quindi era quello... Sì, esatto, e ci fanno qualche opera di Verdi, ovviamente, Parma. E poi avevo detto il Globe Theater qua a Roma, perché lo amo, cioè proprio legame sentimentale. Per quello quando hai detto italiano, ho detto, non ho risposto. Proprio imitazione, ho risposto l'imitazione. No, pure quello, mamma mia. Certo che per vederci le commedie, cioè le opere teatrali, seduti per terra, si è scomodo, regalo, è scomodo. Però ne vale la pena, ne vale la pena. Poi abbiamo opera preferita, questa sarà difficile, immagino. Sì, perché... Allora, no, io ne ho due, non ne ho una. Mm-hmm. Come ho accennato prima, è Rigoletto, che io non piango mai tanto, o meglio, non mi piace esternare quando sto, soprattutto in compagnia, l'emozione. Idem. Però a Rigoletto puntualmente, sono una fontana, e vi racconto un aneddoto. Andai a sentire ad esempio la Lisette Oropesa, che è una cantante statunitense, che è famosa per il repertorio, soprattutto per Gilda, che è la protagonista femminile nel Rigoletto, e io mi ricordo che ho cominciato a piangere, io vi dico anche il punto in cui comincio a piangere, che è il terzetto con Gilda, Sparafucile e Maddalena, in cui Gilda decide di sacrificare la propria vita per quel bastardo di Duca di Mantova. Mamma mia, gli uomini nelle opere spesso fanno poco schifo. È il secondo dopo il, come si chiama, nella Madama Butterfly, non mi viene in mente. Vabbè. Oddio, l'americano. Sì. E Duca di Mantova è il secondo posto, vi dico solo questo. E lei, nonostante lui sia un traditore, cornuto, infame, decide, padre, diciamo parlando al padre che era andato a, che era, stava tentando, organizzando la fuga di Gilda da Mantova, fa: padre, io disobbedisco e decido di morire per amore. E c'è questo terzetto, ma musicalmente, scenicamente, a me prende il magone allo stomaco. E ogni volta da lì fino alla scena finale con Gilda che muore e fa lassù in cielo vicino alla madre, pregherò per sempre per te, e lì le lacrime. E mi ricordo che aspettai, insomma, io non lo faccio per queste cose, però lì con Laura Pesa decisi di ringraziarla per questa cosa e scoppiai in lacrime nuovamente davanti a lei, perché feci una bravissima, no, perché Gilda è bellissimo, e lei mi guarda e fa: sì, ma è tutto finto. Non devi piangere, non è vero, sono viva, sono qui davanti a te. Sì, esatto, no? E sono io, no, perché non lo capisci, perché sono bellissima, Gilda, lei. Sì, ma tranquilla. Aneddoti operistici. No, io devo dire che la cosa assurda, tra l'altro, è che ci sono alcune opere che sono quelle che mi piacciono meno, che però sono quelle che mi fanno piangere, cioè ovviamente Luce van le stelle o il finale di Madama Butterfly, che sono comunque due opere che io mi annoio a vederle per intero, però il coro a bocca chiusa di Madama Butterfly, io facendolo mi sentivo male perché veniva da piangere, sì. Ma credo che riguardi proprio l'insieme di quelle note, che è l'armonia che ti entra dentro e ti massacra, a prescindere dal fatto che sai la storia o non la sai. Secondo me ti va a toccare delle corde, sì, che ti devi piangere, cioè è quasi impossibile non farlo. Ma sì, penso che sia appunto una delle magie della musica. Sì, la musica. La musica, cioè, perché tutto così, cioè perché prende tutte le energie dell'universo. E a parte gli scherzi, è una delle cose che alla fine fanno innamorare appunto, sì, della musica. Principalmente, se si parla di musica, si parla soprattutto
diciamo per un aspetto armonico, e ci sono delle armonie che ti prendono tanto, sì. Ma anche al contrario, ad esempio, mm-hmm. c'è una composizione scritta sempre di Romo, una contraddanza, mm-hmm. che tu la senti musicalmente per come anche rispondono gli ottoni, cioè io puntualmente scoppio a ridere come una scema e io faccio così, si sento questi ottoni che fanno brava, brava. E io ogni volta rido, c'è tipo il mio fidanzato, i miei fratelli mi fanno che cavolo te ridi, e io non lo so, fa troppo ridere, c'è tutta la botta risposta a queste cose così, no, ci sta, infatti ti suscita delle emozioni che vanno proprio a prescindere dall'opera, perché se fosse solo recitata non sarebbe la stessa cosa, è proprio la musica infatti, che ti scaturisce infatti dentro. L'opera lirica, no, non so, io non so come la considerino gli altri, però per me è il teatro proprio completo, perché sì. prevede tutto. Mm-hmm. Beh, è vero che il teatro, io è una cosa che adoro, cioè l'ho scoperto pure tardi il teatro, proprio teatro mm-hmm. Parlato, però l'opera è proprio completa, è proprio tutta la concentrazione delle forme artistiche in una sola rappresentazione. Sì. Io personalmente preferisco sempre il teatro normale, perché è più diretto, è più facile. Mentre per l'opera, quando vado, prima devo studiare la trama, mi porto il libretto, è capitato spesso che me lo scaricassi sul telefono, luminosità più bassa, quando stai nella saletta personale, stai lì e comunque devi leggere per capire cosa stanno dicendo. Anche se ci sono delle rappresentazioni in cui sono stati particolarmente bravi, ora per esempio ho visto Le nozze di Figaro su Rai Play con l'interpretazione al Festival di Spoleto del 2016 e sono stati eccezionali, cioè si capisce tutto quello che dicono senza libretto, senza sottotitoli, incredibile, sì. Però non capita sempre, oppure ci sono delle opere che sono come La Carmen in francese, che dice Stella che sanno di, anche se alla fine lo capisci perché le movenze si fanno capire, però è più bello sentire effettivamente tutto, ma una volta che sei preparato, che sei la storia, che sei il libretto, quello che ti trasmette l'opera non te lo trasmette il resto, secondo me. Sì, io sono un po' al contrario, nel senso che preferisco, quando mi approccio con un'opera nuova, non leggere, perché voglio mettermi almeno per quanto riguarda le opere più antiche, le opere classiche, vorrei mettermi nella prospettiva di quando è uscita, non so, è un thriller, uh-huh. cosa un po' mia, uh-huh. cioè andare lì e dire ok, vediamo che succede, e cercare di coinvolgermi completamente uh-huh. con lo sviluppo della favola, uh-huh. quindi quello, io invece sono un pochino il contrario. Ad esempio, una volta mi sono un po' anche fissata con l'opera contemporanea, cioè se uh-huh. potessi io farei anche opera contemporanea, che tutti dicono ma sei sicura? Sì. E ad esempio uscì nel 2015, credo, ha sempre a Spoleto, un'opera di una compositrice che si chiama Silvia Colasanti, e l'opera era il Minotauro. C'era lo stesso coro delle nozze di Figaro, era lo stesso coro. E io decisi di guardarlo senza chiedere, diciamo senza sapere di cosa stesse parlando. E ne valsa la pena. Secondo me, io invece suggerisco questo. Più un approccio emotivo, quindi. No, neanche troppo. C'è anche l'approccio emotivo, ma devi capire tu come andare. Certo, mm-hmm. non sempre il canto aiuta, perché appunto sì. nella lirica si sta ora, ci sta ora spostando verso una pulizia della parola, però non è sempre così. Oh. Almeno per quello in italiano... Sì. Provate. Sì, forse più io inizierei dall'operetta, perché secondo me riguarda anche un fatto di abitudine, perché quando sei tanto abituato all'opera è più facile anche capirla senza sapere niente, mentre per un neofita secondo me sapere prima le cose aiuta. Mi ricordo che opera vidi all'inizio e non capii niente, quando invece ho conosciuto il coro, Marco ci spiegava prima tutta la storia, ci dava l'introduzione, poi la vedevamo insieme ed era tutt'altra cosa. Marco è il nostro maestro di coro. Noi siamo conosciute lì, appunto. Esatto. In realtà, a questo punto, io l'opera preferita, aggiungerei un 4 bis e direi l'opera preferita che hai interpretato. Ah sì, perché non ho finito in tutto ciò le opere preferite. Che riguarda, è collegato. Il Don Giovanni. Sì, il Don Giovanni penso che sia la migliore della trilogia. Mm. Sì, Nozze di Figaro è carina.
c'è tanto anche, diciamo, sì. Se si scava c'è del materiale, diciamo, però sociale. Musicalmente Don Giovanni musicalmente è un po' più figo. Appunto sono appena uscita, no, appena, cioè ho fatto qualche tempo fa un Don Giovanni e devo dire che troppo divertente. Ma non so, divertente. Però è la cosa è che è divertente, che è l'unica tragica. Delle tre, è l'unica che finisce proprio male. Per Don Giovanni, che però è un infame, quindi so merita. Sì, c'è una sorta di fine moralistico. Infatti, sì. C'è anche il coro finale che dice: questo è il fin di chi fa mal, sì. Cioè la morte del traditore nell'inferno. E devo dire che ad esempio ho fatto ora Don Anne, che è uno dei personaggi più tragici dell'opera, che è quella, è la nobildonna che ha perso il padre a causa di Don Giovanni. Le motivazioni le lui la seduce all'inizio, no? Proprio sì. Per la prima scena lui la seduce, poi viene scoperto dal padre di lei, fanno un duello e lui uccide il padre di lei. Esatto, ci sono molte interpretazioni sul fatto della seduzione di Don Giovanni, perché mm-hmm. alcuni sostengono che in realtà Don Anne non fosse così per bene. Diciamo che nessuna è tanto per bene in Mozart. In Mozart sì, anche se secondo me in questo caso forse lei è l'unica, mm-hmm. perché appunto, ma anche dal punto di vista armonico, sempre dal punto di vista armonico, delle melodie, non c'è frivolezza. Sì, le altre sono molto più consenzienti quando vanno, a parte, io non mi ricordo quella che Don Elvira. Don Elvira è una che invece, volutamente, è andata con Don Giovanni e infatti, a quanto pare, alcuni interpretano, nel quartetto del primo atto, lei dice le mie colpe e del mio stato... Mm-hmm. Per mio colpo e il mio stato voglio tutti palesar. Quindi lei è una che probabilmente è andata, cioè si è voluta probabilmente sposare addirittura con Don Giovanni, mm-hmm. ma poi è rimasta fregata. Invece Don Anne è quella che proprio invece è stata sedotta, neanche più di tanto sedotta, perché nell'aria, orsai che l'onore, nel recitativo accompagnato, definizione così vi aiutiamo, sì, ecco. Recitativo è quella parte in cui si racconta. Si parla, più che cantare. Però ci sono due tipi, il recitativo secco, che è solo con il clavicembalo, e quindi lì è molto più, diciamo, dinamico, mm-hmm. il dialogo soprattutto. Nel recitativo accompagnato c'è l'orchestra, mm-hmm. quindi la parola, la declamazione è più diluita, è più, diciamo, tendente al canto. Mm-hmm. E nell'aria orsai che l'onore c'è, diciamo, l'aria è preceduta da questo recitativo accompagnato in cui si descrive la notte in cui lei ha incontrato Don Giovanni, ed è una cosa tragica. Ci sono delle incongruenze sulla figura della serie, pensavo che fossi tu Don Ottavio, invece no, era un altro della serie, ma sei scema. No, ma succede sempre, tra l'altro pure nei Tre Moschettieri siamo arrivati in un punto in cui D'Artagnan si spaccia ben altro per fasse una, che quella di accanti invece D'Artagnan. Riga, accendetela una candela, però. Infatti, prima controllate. Esatto, cioè. Tranne per l'amore psiche, per il resto possiamo accenderla la candela. Infatti, prima prossima poi, operazione. Prima o poi, perché ormai le devo fare tutte e tre le sorelle mozartiane. Quando uscirà nozze, poi però datemi qualche mese per riprendermi, perché è stato veramente un parto e ancora siamo a metà strada. Poi, prima opera vista a teatro. Ero in quarto ginnasio, quindi 14-15 anni, mi accompagnarono il mio padrino e la moglie è pianista e amante dell'opera. Andai a vedere l'Aida. Tu dici, ammazza, il primo approccio è con l'Aida. Sì, andai a vedere l'Aida, proprio pesante, cioè così, anche perché all'epoca già comunque conoscevo alcune aree, non proprio di quell'opera, però in generale il mio primo CD, appunto, come per tutte, è stata la Callas. Ovviamente. E c'erano tutte queste opere pesanti, no? Così, e quindi mi portarono, c'era questa occasione di andare a vedere l'Aida. Particolarità, l'Aida ambientata in Egitto, lei è etiope, quell'anno non si sa il perché l'Aida era ambientata in Cina. Però c'aveva le piramidi. Gesù, io mi dispiace, ma io non ce la faccio. Io trovo che sia bellissimo che le opere siano arrivate fino a noi, con tutte le definizioni, le descrizioni di dove la devi applicare, dei movimenti. Perché dovete cambiare le cose? A me fa triggerare tantissimo. È che se è la prima volta che vedo un'opera, voglio vedere l'opera.
come è stata pensata. Poi possiamo fare anche tutte le altre modifiche, però voglio essere preavvertita, che ho proprio scritto a tutto tondo sulla locandina: oh regà, l'abbiamo cambiata! No, invece non tutte le opere che ho visto la prima volta avevano la regia originale. Poi alla fine, visto che comunque se deve studiare, le ho viste anche più di una volta. E ti devo dire che invece che a me la regia moderna piace tantissimo, mm-hmm. perché mi piace vedere qual è l'approccio che ha il regista, e quindi che coinvolge naturalmente tutta mm-hmm. la parte scenica, scenografica, come cambia, diciamo, a seconda del proprio bagaglio culturale, sociale e così via. Quindi cioè, io dico però, ci sta, però la prima volta che vedi un'opera, cioè è troppo bello l'idea che la sto vedendo come l'ha pensata l'autore centinaia di anni fa. Quello è affascinante, sì. Cioè, io ti ribadisco, non sono contrario alle regie moderne, però devono avere un senso. Ad esempio, se la bohème me l'ambienti nella Francia odierna, per me va benissimo. Se il quartiere latino me lo fai come il quartiere, no, non magari il quartiere latino mm-hmm. parigino, che magari si conosce ora, ma come una zona di periferia, povera, piena di... ci sta tutto, me va benissimo, però deve avere senso. No, ad esempio, non so dove, non so se era a Vienna o in Germania, mi pare a Vienna, ambientarono la bohème nello spazio. Cioè, obiettivamente, a me Rodolfo, vedere Rodolfo con la tuta da astronauta, cioè, perché? No, l'Elisir in spiaggia? All'arena di Verona, che rosicata, o così fan tutte in una classe scolastica. Io ho problemi con queste cose. Oppure anche il flauto magico in una classe, in una scuola. C'erano era quello che devo dire, che Micheletto di Cubrao mi piace tantissimo, sì. perché le tre dame del flauto magico le rappresentavo come suore. Okay, cosa non gli ha ci fatto stanno, fare a queste ci giorni. Sono delle idee simpatiche, ok, ci sta, però mi dà un fastidio, cioè tipo la Traviata, vi ho fatto l'operazione, ve la lascio qua. Comunque è la storia di una prostituta, ok? Nel primo atto, quello Libiamo, che mo c'è pure in Bangla, nella nuova serie di Rayplay, che vi consiglio tantissimo, si mettono a cantare, chitarra, il brindisi della Traviata, bellissimo. Là, effettivamente, quella è una casa di piacere, d'accordo? Non mi ricordo quale regista l'ha trasformata letteralmente in un'orgia. Ma perché? non è la cosa... Però adesso ci poteva stare, che alla fine era quello. Però è troppo figo che la Traviata sia quello, ma non me lo fai vedere, per quanto mi riguarda, che io lo so che quella è un'orgia. Così è volgare. Ah, ok. No, cioè, dipende, nel senso che sì, c'è un limite al pudore per tutto. Però, ad esempio, c'è stata una Traviata ultimamente a Parigi in cui Violetta Valéry era l'influencer. Quello è figo! Cioè, quella è un'idea figa! Boom! Ciao. Anche se stai dando delle mignette alle influencer. Vabbè, mo l'influencer non è che gli ha detto, perché lei era l'influencer che faceva anche altro. Letteralmente la vita è nel tripudio, è eccezionale per un influencer. Esatto. No, ritornando sempre alla Ida, la cosa figa, mm-hmm. dal punto di vista sempre scenico, erano le luci. C'era questo contrasto tra cinesi e piramidi, che tu facevi... Dove? Dove? Però le luci furono veramente belle e secondo me rese molto... Cioè il regista fece un buon lavoro nella parte in cui c'è Ida con il coro femminile che canta alla divinità e il coro dei sacerdoti che risponde. Lì fu veramente un momento veramente, veramente bello. Poi una cosa fichissima è quando appunto tu dici hai ascoltato il disco della Callas, no? Ma quanto è, non so spiegarvi quanto è divertente vedere un'opera e dire oh ma quella la conosco, ma qua stava, ma che figo, è questo voleva dire. Perché comunque, raga, tra pubblicità dei pomodori, tra... Quando eravamo piccoli c'era la Barilla con il preludio della Traviata. Esatto, con il va pensiero. Comunque le sappiamo, ragazzi, cioè le sappiamo, sono dentro di noi. Quando c'era il detersivo che faceva con la baniera. Capito? Gli anziani sono piombati, devo pulire in velocità. Esatto, come vi facevo vedere anche nella Carmen, cioè la Carmen, questa parte della balera è ovunque, da Bohemian Rhapsody ad Up,
da tutte le parti, cioè lo trovate in tutti i film, negli Aristogatti, perché comunque anche nella Disney vengono messe là per là, oppure anche un po' copiate nelle colonne sonore, perché la stiamo, o Fantasia 2000 è fatta tutta con musica classica. Quindi è proprio figo quando vedi un'opera in 3D. Oh, ma là sta, che figo! Mi succede soprattutto con tutti i preludi, che effettivamente... Mia sorella invece, ho questa sorella piccola, che ora ha 19 anni, quindi piccola, che però quando era piccola si metteva con me ad ascoltare. Io la indottrinavo musicalmente, ho fatto sentire di tutto, le insegniamo anche i canti comunisti da cantare a scuola con le suore. E lei adorava da morire l'aria di Ponchielli, Suicidio. Lei aveva una bambina bionda, bellina, no? Con gli occhi azzurri, così, che ascoltava e Matilde, così, che aveva 4 anni, però c'aveva ancora queste cose infantili, che si metteva lì e mi guardava e faceva Suicidio, e poi faceva e lei una volta ogni tanto mi fa: senti, ma l'area del suicidio dove si trova? Le ho fatta sentire. Ah, ma è questa, sta qua. Siamo pronti a una sciorinata di lista, ma quale opera conosci a memoria? Rigoletto, Don Giovanni, sia perché mi piace che perché l'ho cantata, Nozze di Figaro perché l'ho fatta, Barbieri di Siviglia, La Traviata non si studia, si sa, diceva il nostro maestro. Perché abbiamo preparato insieme, ma mai cantate insieme, perché io non venni con voi. Esatto, venne mio fratello. Ah, è vero, c'era Cosimo. Cosimo c'era. Io no, perché dovevo lavorare come babysitter, questo smacco. Io li abbandonavo in autostrada, li portavo. Desir d'amore che abbiamo... che io cominciai a preparare con voi, poi alla fine non l'ho più fatta. Esatto. Tosca, perché l'ho fatta con Coso. Coso, mannaggia, noi verrà prima o poi mentre parliamo. Ma forse è meglio di no. Io mi ricordo che vidi un trovatore. Fatto Attila, abbiamo fatto Attila, però ricordo cose meravigliose del suo trovatore che fece con una parrucca argentata. Faceva il protagonista con la parrucca argentata. Interessante. Una cosa meravigliosa, meravigliosa. Le regie moderne. Esatto, a due spicci dal cinese. Comunque, allora, questa domanda sarebbe personaggio preferito in genere, ma in questo caso te la giro, personaggio preferito che vorresti interpretare? Uno, devo confessarlo che l'ho fatto, quindi c'è stata una soddisfazione personale, che sarà appunto Donna Anna. L'ho cominciata ad amare piano piano, perché inizialmente facevo questa che palle, che vuoi? Mi piacerebbe interpretare, però va scemando l'interesse, è Donna Elvira. Quindi sempre Don Giovanni. Sempre Don Giovanni. Mi piacerebbe da morire interpretare innanzitutto Norina. Norina perché è una figura femminile un po' sbarazzina. Mm-hmm. Contestualizziamo per... Norina è tratta dall'opera, è il personaggio dell'opera del Don Pasquale, che fa morire dal ridere, vedetelo, fa veramente... Mio padre non ascolta l'opera lirica più di tanto, l'ha visto alla televisione, alla Scala, con la regia di David Livermore. Il soprano era Rosa Feola, lo trovate su Rai 5, o Rai Play, sicuro. Sì. Era ambientato tutto negli anni 50, Roma, perché l'opera è ambientata a Roma, quindi David Livermore l'ha trasportata negli anni 50, ed è la storia di questo vecchio, che ormai ha perso la madre, e fa, vabbè, forse è caso che mi sposi. Forse. Ha un nipote, un scapestrato, un tenore. Lasciamo perdere. Sempre Ernesto, che diciamo che non combina niente nella vita, quindi lo zio Don Pasquale ha detto: vabbè, allora se non fai niente io mi sposo e ti tolgo dall'eredità. E si mette d'accordo con un notaio malatesta, per trovargli una ragazza. E sottolineo ragazza, cioè sto vecchio voleva una giovane con cui fare figli. L'aria, mi sento un fuoco rinascere intorno, una cosa del genere. Fa morire questo vecchio che dice: oh, mi sento invigorire, vedo già tutti i pargoletti, dove? Sei un vecchio, c'è un piede nella fossa, ma dove? Vabbè, comunque. E questo malatesta porta a Don Pasquale Norina, che è la fidanzata di Ernesto. Perché tu, voi dite, perché fa questo? Perché il dottore in qualche modo voleva... L'ha messa incinta? No, è più... Guarda che è carino, senti qua. Cioè, fa più divertente, fa più ridere. Il dottore voleva, cioè il dottore non aveva la testa, voleva in qualche modo far sposare Norina a Don Pasquale. Norina poi avrebbe dovuto fare di tutto per divorziare e quindi ottenere in qualche modo i soldi
per stare con Ernesto. Solo che tutto ciò viene fatto all'oscuro di Ernesto. Che figo, sembra un po' il campanello. Beh, alla fine poi... sapete di Donizetti, fate tutto di Donizetti. Ah, che figo. No, fa morire da ridere. Poi Gilda, per i motivi sopracitati. Sopracitati. E Lucia di Lammermoor. Lucia di Lammermoor per... è sempre Donizetti. E vabbè, voi dite, sei donizettiana? Sì. Sono Timo Donizetti. È perché bimba di Donizetti, bimba di Donizetti, facciamolo, bimba di Donizetti. È la storia di questa ragazzina che subisce i rancori tra la sua famiglia e la famiglia del suo amante. Poi aspetta, hai parlato di Mozart, aspetta, è cala, mi metto comoda, mi metto comoda. C'ho Costanzi dal Ratto dal Serraglio, qualcosa del flauto magico. Ti stavo per dire, perché tutte e due sono molto belle. Sì. La Regina della Notte, perché te, cioè devi avere, è quella, devi essere proprio incazzata per farlo, anche se l'aria più bella è la prima, che è la più difficile, perché l'altra alla fine sono quattro fa sopravvuti, alla fine se ce li hai è fatto. Non ce l'hanno tutti, no? Un bel po', più di quanto tu possa immaginare. E, ma anche Pamina. Pamina c'ha quel ruolo che tu fai cicciola. Perché? Papatatina, ma quanto sei carina. Cioè, avresti pure l'età giusta per Pamina. Invece la Regina della Notte deve essere un po' più adulta. Infatti una delle migliori è Luciana Serra, che l'ha interpretata al Metropolitan negli anni 80, penso, perché c'era Kathleen Battle che faceva Pamina. E lì, tanta roba. Ah, poi c'è un sacco di opere barocche, perché come ti ho detto, io sono più barocca inside. C'è appunto La Follia in Platée. C'è tutto il ruolo di bellezza nell'Oratorio di Handel, che è toccante, quello da morire, e c'è un botto, perché mi hanno fatto pure una lista, perché ho detto questo devo studiare, questo devo studiare, questo devo studiare. Ah, Elvira nei Puritani. Però ti devo dire che il mio vero sogno eretico, citando Caparezza, il mio sogno eretico sono i ruoli da basso profondo. Cioè, se io dovessi rinascere, voglio rinascere basso profondo per interpretare Mefistofele nell'opera omonima di Boyle. Un po' di testosterone. Proprio, cioè, perché l'aria, cioè, l'aria questa qua, ecco il mondo che comincia con la risata. Oh, 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 oh. E poi finisce giù, no? In cantine. Che potrebbe essere un rutto a un certo punto. Infatti alcuni non ce la fanno, fanno un po' un rutto. Ed è un'opera, ed è un'opera finissima, qui il protagonista è il diavolo. E poi, aria preferita. L'aria preferita, ho citato l'opera poco fa, è l'oratorio di Handel, l'aria finale di bellezza. L'oratorio, in questo caso, era una sorta di opera, anche se all'epoca non si poteva dire che era un'opera. Nell'epoca... a Roma, perché è stata composta a Roma, tratta appunto la disputa tra disinganno, verità, e il tempo, che cercano di convincere la bellezza a perdere la sua parte terrena per rivolgersi a una parte più divina. Complicata, questa secondo me va proprio studiata prima di vederla per capire che personaggi sono. No, alla fine è l'altro personaggio che cerca di invece di portarsi, di mantenere la bellezza terrena, quindi frivola, è il piacere. Quindi c'è questa disputa in cui c'è bellezza in mezzo, e l'aria finale si chiama Tu del Ciel Ministro Eletto. È un'aria che è semplice, c'ha pochissimo accompagnamento e c'è un dialogo più o meno tra il violino e la voce. E lei dice, dopo essere stata convinta da disinganno e tempo, decide di dedicarsi a una bellezza spirituale e non essere più solo bellezza fisica, e dice: tu del ciel ministro eletto, ovvero tu che sei ministro dell'alto, porta a Dio il mio cuore, perché ho deciso di cambiare, e se in precedenza sono stata troppo povera spiritualmente, chiedo di perdonarmi, perché sto cambiando. E l'oratorio, che è un oratorio di 2 ore e passa, però passa molto velocemente, è una cosa molto molto bella, termina in questo modo mesto, ti lascia col fiato sospeso. È una cosa bella, bella questa, me la ricordo. Posso consigliare l'edizione, è bellissima. Non sono d'accordo con dal punto di vista della regia, però è fenomenale dal punto di vista dell'interpretazione. Quella che fecero in Aix-en-Provence, è un festival, Aix-en-Provence, ci sono stata pure. Ah, ok, bellezza. Quello, con bellezza che faceva, che era interpretata da Sabine Devieille. Ribadisco, non è, da un punto di vista della regia,
della storia come è stata resa, non è, secondo me non c'entra niente, perché appunto lei dice, chiede alla fine perdono e poi bellezza si suicida, cioè della serie non ha funzionato, non era così, cioè proprio il testo dice un'altra cosa, la regia ha deciso che bellezza si suicidava, sì. E non è così, sì, nell'opera, sì, nell'opera il testo lei c'è questo cambiamento che si vede anche nelle arie. Mm-hmm. Le prime arie sono molto ricche di agilità, quindi di cose un po' frivole, che piano piano si spianano e arrivano all'aria finale che è liscia, cioè proprio così. Mm-hmm. Infatti neanche dal punto di vista delle variazioni che mm-hmm. nel barocco si facevano non puoi mettere troppo, perché appunto è un adagio mm-hmm. che va così piano e deve essere reso, cioè ma in qualche modo indica una pulizia mm-hmm. della bellezza da tutto ciò che è terreno e mondano, sì. Proprio non solo terreno, proprio mondano, per andare verso qualcosa di più in alto. E lei dice appunto chiedo perdono mm-hmm. per questo, per come sono stata prima, perché io ora sono cambiata. E in questa opera lì c'è lei che si taglia le vene, cioè. Ma perché fate ste cose? Perché no, in questo caso penso che fosse un po' l'idea anticlericale, però su quello che c'è può stare o non ci può stare, non ti dico niente, a me che mi frega. Nel senso che con la morte sale, oppure che... No, proprio... con la morte penso che l'idea del regista fosse, visto che era appunto un oratorio, quindi è un'opera sacra, decidendo di passare alla religione, allo spirito, ammazza se stessa perché okay. La bellezza appunto è... Così, penso che sia questo. Però ecco, io per quanto riguarda la regia si può cambiare tutto, ma non la storia. Cioè, se la storia finisce che lei canta quest'aria, basta. Come Carmen che a un certo punto non si suicidava, cioè non moriva, veniva uccisa. Non si suicidava, non veniva uccisa. Penso che bello, al regista fa, no, non può finire così, no, non la uccidere. E come... Cioè, non ha senso, perché proprio lì c'è tutto, c'è dentro la... È come se Don Giovanni... È un'opera sul femminicidio. Cioè, ad esempio, so che una volta il Don Giovanni, una volta, non so, in Nord Italia, o Lessi, che in realtà lui non moriva, ma morivano le tre donne. Cioè, in che senso? Perché? Ma che senso c'ha? Ma non riesco a capire. Il Don Giovanni, tra l'altro, viene preso dai demoni, non è che muore in un modo molto... tragico particolare. E tra l'altro lui aveva visto la tomba dell'uomo che ha ucciso il papà di Donna Anna. Va sulla tomba, c'è questa statua e prima dice delle cose a questa statua dell'uomo che ha ucciso. Questa statua poi ritorna a fine opera accompagnata dai demoni e è la statua a dire a Don Giovanni che deve pagare per quello che ha fatto. Anzi, prima gli dice pentiti per quello che fai, perché esatto. Il tuo tempo sta per finire, quindi lui gli dà la possibilità di redenzione. Esatto. Don Giovanni fa non me ne frega niente, io sono orgoglioso di quello che ho fatto, e lui fa davvero, allora muori e vai nell'inferno. Che però io tanta stima, cioè tiene il punto. Cioè diciamo che comunque c'ha una coerenza. E poi i demoni se lo portano via e metaforicamente lui è morto, come fai a non farlo succedere? Sì, esatto, anche perché proprio anche nel punto di vista musicale c'è lui che urla, che c'è il coro dei demoni. In che modo fai morire le altre tre? Per me al massimo puoi cambiare il contesto e quindi declinare tutto ciò che abbiamo già con il contesto diverso, però cambiare addirittura la trama no, cioè c'è stata esagerata, pensate alla mia. Ad esempio al Teatro dell'Opera con la regia di Vic Graham fecero andare con un'amica a vedere Le nozze di Figaro. Per capire quella cosa l'ho dovuto leggere un attimino soprattutto su che si basava la regia, perché la regia era ambientata nei giorni nostri, cioè lei, Rosina, era un po' tipo la classica velina abbandonata. Lui è un po' questo calciatore, un po' così, no? C'è un po' di questi sportivi, un po' bori, che era famoso per avere tante donne e in tutte le scene, in tutti gli atti, apparivano degli elefanti che diventavano sempre più grossi, sempre più grossi, sempre più grossi. E tu fai, ma perché? Anzi, addirittura l'ultima, quando c'è il finale, in cui loro teoricamente si devono incontrare nel giardino, e in realtà il giardino non è altro che il luogo in cui un po' tipo Barba Blu c'erano tutte le vecchie amanti del conte, ma vabbè, messe malissimo, cioè proprio tipo Barba Blu, che allora ci può stare, cioè nel senso che se la vuoi fare va bene, cioè può piacere o non piacere. Mm. L'elefante viene da un detto che significa l'elefante nella stanza, che non conoscevo, che è questo segreto che comunque tutti sanno, esatto. E che non viene però comunque rivelato, che si faceva sempre più ingombrante, più...
più evidente e quindi più pesante, e tu fai, vabbè, ok, può piacere o non piacere, a me ha fatto schifo. Però no, però ragazzi, cioè, comunque quando tirerò fuori l'operazione, nozze di figa è proprio complicatissima, cioè per me non puoi mettere azioni di disturbo, è troppo difficile da seguire, per aggiungere anche disturbo. Sì. Sì, no, è complicata. Carina era Barbarina, che in realtà era tipo io la amo cheerleader. Barbarina. Era la cheerleader in quell'edizione, fa quelli ciuccetti. Quanto amo Barbarina, quanto amo Barbarina. Perché lei è alla fine della catena alimentare. Lei non può niente, c'ha un padre che è un infame, che è Antonio, che fa continuamente la spia durante l'opera. E lei che fa? Lei invece gliela dà al conte. Gliela dà a tutti, perché lei gli piace, cioè gli piace e fa. E poi giustamente li sfrutta pure, perché ormai al conte lo tiene in pugno e gli fa quello che gli pare. Così si fa. Susanna, che fa tutt'altro, lo vedremo nell'operazione, per me no. Cioè, no. Io preferisco Susanna. No, io preferisco molto Barbarina, e poi è proprio tosta. Ultima domanda, numero 9, non so per quanto abbiamo parlato, ma io mi sto a divertire, quindi va bene così. Cantante preferita, preferito? Scusa. Mi sto rovinando la voce. Dipende dalle categorie. Per quanto riguarda i soprani, io amo alla follia i cosiddetti tre usignoli. Negli anni 80 vennero definite tre usignoli, tre cantanti soprano leggere. Tra cui c'era appunto Luciana Serra, Mariella De Via, Mariella Nazionale, e Dita Gruberova. Gruberova in particolar modo, perché tra le tre la Gruberova univa il canto con la recitazione, con l'interpretazione. Fenomenale la sua zerbinetta dall'Arianna Ariadne auf Naxos di Strauss. Richard Strauss. Per quanto riguarda i tenori, agli inizi mi piaceva tantissimo Juan Diego Flores, che è un tenore leggero. Nemorino. Madonna, Nemorino. Nemorino è deficiente. Sei presente il magone di cui parlavamo prima? Nemorino è un cretino, ne abbiamo parlato nell'Elisir. Però quando alla fine fa, quest'oggi no. No, mi prego. Sei quel pezzo che io ho provato a cantare nell'operazione male, perdonatemi. Però mi piaceva troppo, quello mi fa venire proprio il magone. Sì, poi io adoro i bassi profondi, come ho già detto. In particolar modo c'era Cesare Siepi. Ragazzi, andatevi a sentire il suo De Viene alla finestra dal Don Giovanni. Tanta roba, ancora. Sempre tanta roba. Tanta roba, lui fa tutto bene, tutto. Mm-hmm. Il conte nelle nozze, cioè qualcosa che tu fai. A Susanna, cambia idea. Cioè, no, fai come Barbarina, come dice. Infatti, sai, perché ha questo timbro caldissimo, profondo, caldo. E anche Giulio Neri, molto buono. Infatti tra i due, tra Cesare Siepi e Giulio Neri, l'aria di Mefistofele, quella di cui ti ho parlato, Giulio Neri la fa meglio, perché è una voce un pochino più... Ancora più bassa. No, è meno tonda, più, come posso dire, ruspante, non so come dire. Ruvida. Sì, e infatti tant'è che la risata lui la fa veramente ruvida, ci mette proprio, senti proprio le corde vocali, tutto quanto. La gola così. Esatto. Ci abbiamo fatta. Cioè, per la bellezza di un'ora probabilmente di girato, perché erano le 11:30, ragazzi, montarlo sarà... lunga. Scusa, io ma che cosa, scusa, ci hai dato un sacco di cose, mi hai insegnato un sacco di cose, perché lei parla, io ma certo, ovvio, quest'opera la conosco. Insomma, solita lista, iscriversi, lasciare un commento con le domande qui che vi lascio giù, un mi piace, così aiuta l'algoritmo. Se potete condividere questo video ci fate contentissime. È la sua prima intervista, ovviamente giù in descrizione vi lascio tutti i social di Lavi. Grazie. Perché anche lei ha un canale YouTube in cui proprio canta, quindi se volete sentirla cantare. E c'è l'aria tu del Ciao Ministro Eletto. Esatto, perfetto, quindi linkiamo direttamente quella. E nulla, non ci resta che augurarvi, visto che questa volta è opera, buon ascolto. Buon ascolto. Ciao.